Radio Evolution. Cari amiche, cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento di Volersi Bene, in onda ogni domenica sera alle ore 21 dagli studi di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. Siamo arrivati alla prima domenica di febbraio nella 287esima puntata di Volersi Bene. Una trasmissione dedicata alle persone in crescita, qualsiasi età possiamo avere, l'importante è rimanere sempre come gli alberi, perché gli alberi muoiono esattamente il giorno in cui smettono di crescere. È un po' così anche noi esseri umani, cominciamo a morire nel giorno in cui smettiamo di imparare cose nuove. E dunque questa trasmissione ha il compito di offrire degli stimoli per la nostra formazione e per dare a tutti noi la possibilità di affrontare con maggiore consapevolezza e serenità il viaggio della vita. Sono Pietro Lombardo, per chi non mi conoscesse, e questa trasmissione, oltre ad andare in onda la domenica sera, andrà in onda in replica il lunedì successivo, per cui in questo caso il 4 febbraio alle ore 9 o alle ore 22, e poi la potrete anche trovare nella nostra pagina di Radio Evolution e scaricarvela tranquillamente. Vi ricordo che c'è una pagina dedicata a Radio Evolution che è Amici del Coach Pietro di Radio Evolution su Facebook. Ricordo anche che c'è un mio blog www.pietrolombardo.it nel caso voleste leggere degli articoli o in qualche modo andare ad approfondire determinate tematiche, visto che ci sono diverse aree di vostro interesse. Bene, è sempre bello ritrovarsi in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi, rilassarci un attimino e, come sempre, lasciarci innaffiare dalla consapevolezza. La consapevolezza è l'unica strada che noi possiamo in realtà seguire per prendere un po' in mano le redini della nostra vita. E la consapevolezza vuol dire riconoscere le cose, dare un nome alle cose, vuol dire anche essere capaci, tra virgolette, di essere onesti con se stessi, perché senza questa onestà difficilmente poi noi andiamo molto in là. Ecco, vorrei anche ricordare che prossimamente terrò due giornate di formazione presso il Centro Studi Evolution. Una è dedicata al conosci te stesso e l'altra invece all'autostima, per cui sono due giornate in cui noi parleremo di questi argomenti, credo tutti e due ugualmente importanti, perché ci danno la possibilità di crescere e di diventare soprattutto delle persone più forti dentro, più in armonia con noi stessi, con quello che si vive dentro di noi. Sono due giornate che magari qualcuno di voi già conosce perché ha già voluto, come dire, frequentare questi corsi, e dicevo sono due giornate interessanti perché ci danno proprio la possibilità di fare dei bellissimi viaggi. Il 9 febbraio c'è Conosci te stesso, una giornata, e poi invece il 17 febbraio parleremo del corso dell'autostima, che ha un nome metabolè, un nome greco che vuol dire trasformazione. Bene, detto questo, io vorrei riprendere un po' il tema della nostra
trasmissione, che è quello, e oggi chiudiamo l'argomento, anche se poi ci sarebbe molto di più da dire, ma comunque lo chiuderemo, perché vorrei appunto parlare dello stile assertivo, cioè della comunicazione. La comunicazione è di fatto l'elemento più importante per definire che cosa ci accadrà nel mondo. Virginia Satir parlava di questo grande ombrello che praticamente copre tutto quanto, e la comunicazione si apprende, perché la cosa interessante è che noi siamo predisposti per comunicare, ma i modelli comunicativi si apprendono. Oggi si parla appunto di questa comunicazione assertiva, che trae origine da delle ricerche fatte nel 1970 da due studiosi, di cui adesso non ripeto le cose già dette nelle due puntate precedenti, che ci hanno in qualche modo presentato un modello. Quello che vorrei subito ritornare a ribadire è che la comunicazione assertiva non è una tecnica, ma è uno stile di vita, cioè è un modo di affrontare la vita, per cui è un processo di affermazione positiva di noi stessi, di noi stesse. E l'altra volta, nell'ultima puntata, abbiamo parlato un po' del falso sé di Winnicott e di quella comunicazione tendenzialmente passiva, che può essere anche, tra virgolette, una forma di manipolazione, il fatto di porsi in maniera passiva nei confronti degli altri. La parte che si sposta totalmente dall'altra, invece, è lo stile cosiddetto aggressivo, di cui oggi parliamo. Perché lo stile aggressivo nasce dal fatto che noi vogliamo, nel nostro modo di, come dire, relazionarci, vogliamo porci appunto con un atteggiamento fondamentalmente di prepotenza. E lo stile aggressivo è molto diffuso oggi come oggi. È uno stile addirittura che in politica c'è qualcuno che usa volutamente, perché è uno stile che dà il senso di una persona che è apparentemente molto sicura di sé, è una persona molto, molto forte, molto, tra virgolette, con una dialettica aggressiva, proprio vincente, una dialettica che tende a sopraffare l'altro. Ma in realtà lo stile aggressivo, vedremo adesso, denuncia una difficoltà da parte della persona che lo vive. Perché lo stile aggressivo parte innanzitutto da un atteggiamento paranoico dell'esistenza, ovvero sia dal fatto che una persona crede e vive in un mondo che fondamentalmente ritiene ostile. Questa ostilità porta questa persona ad aggredire l'ambiente stesso. Infatti ci sono tanti adolescenti che usano proprio questo sistema, no? Di essere molto aggressivi con i loro genitori, perché hanno capito che in questo modo loro riescono a dominare, e perché sono convinti che con questo loro stile si ribellano contro quello che loro avvertono come un'ostilità. In realtà più delle volte questa ostilità non esiste, ma la percezione che l'adolescente ha è appunto di vivere in un ambiente ostile. Che cosa vuol dire fondamentalmente paranoia? La paranoia è la percezione dell'ostilità, cioè di un mondo ostile. In termini psicoanalitici, è molto interessante quello che vi sto per dire, possiamo dire che la paranoia nasce dalla relazione con la madre. Perché con la madre? Perché la madre è di fatto la prima persona con cui un bambino entra in relazione. Se questa madre è capace di accogliere questa bambina e questo bambino, e per cui riesce a svolgere la funzione di maternage in maniera positiva, il bambino e la bambina ovviamente avrà una percezione di un mondo buono, cioè di un mondo che mi accoglie, di un mondo che si tende, no? A braccia aperte nei miei confronti. Se invece la madre per varie motivazioni, perché ad esempio è depressa o perché ad esempio ha una sua problematica di freddezza emotiva affettiva, più che poco capace di esternare i suoi sentimenti, perché ha un basso livello di empatia per cui non riesce, perché ha una struttura narcisistica di personalità e dunque non riesce a decentrarsi,
per tutte, diciamo, insomma, una serie di motivazioni, può succedere che questa relazione non riesca a decollare. Quando allora un neonato o una neonata hanno una percezione di una madre che non entra in relazione con loro, ecco che hanno immediatamente una percezione che il mondo è qualcosa di ostile, cioè qualcosa che punge, qualcosa di poco gradevole. E dunque l'atteggiamento paranoico, dice appunto la psicoanalisi, il più delle volte nasce da una relazione sbagliata, da una, anzi potremmo dire, non relazione con il mondo oggettuale, cioè con il mondo esterno. E da qui la percezione del mondo ostile. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un bambino che ha questo tipo di percezione può cadere fondamentalmente in due direzioni. Quella appunto di diventare profondamente arrabbiato o profondamente depresso. Per cui la depressione è invece tipica dello stile passivo, mentre la ribellione, l'aggressività, la rabbia è tipica dello stile aggressivo. Come vedete, abbiamo per cui a volte in queste persone inconsciamente la tendenza a aggredire proprio perché c'è dentro di loro la convinzione che questo mondo, per cui gli altri, il mondo è fatto vero di persone, che questo mondo sia contro di me. E dunque per riuscire ad affermarmi devo battagliare con questo mondo, devo impormi, devo essere forte, altrimenti questo mondo mi mette sotto. Poi ovviamente ci sono tante sfumature e, come credo molti di voi ormai sanno, quello che andiamo a dire non è il Vangelo, non è una cosa che vale per tutti, perché ci sono tante possibilità poi di vivere in modo diversa la situazione, in modo diverso la situazione dell'ostilità. Però di fatto c'è questa realtà. Dobbiamo anche dire che lo stile aggressivo ha il vantaggio di incutere paura negli altri, e noi sappiamo che la paura è uno dei migliori sistemi di controllo delle persone. Cioè, quando noi riusciamo a mettere delle paure all'interno di una persona, ecco che la persona diventa succube di questa paura, cioè più facilmente manovrabile. Lo si fa anche, ad esempio, nel marketing, quando si dice che, non so, ci sono soltanto gli ultimi 10 articoli e poi non c'è più la paura di non riuscire ad acquistare quella cosa che viene reclamata, no? È una cosa tipica della pubblicità. Il meccanismo è proprio basato sulla paura di non poter approfittare, di mettere quell'urgenza. Detto ciò, bisogna anche dire che lo stile aggressivo nasce anche da una sostanziale incapacità di provare empatia nei confronti degli altri esseri umani. Quando una persona non viene educata fin da bambina, da bambino, a portarsi nei panni dell'altro e per cui rimane fondamentalmente autocentrato, è più facile essere aggressivi. Perché? Perché nel momento in cui noi offendiamo o nel momento in cui noi attacchiamo, non ci poniamo nemmeno il problema, se non sono empatico, che l'altro possa rimanerci male. Detto in altri termini, l'empatia porta più facilmente a sentire quello che l'altro percepisce attraverso il mio modo di relazionarmi con lui. Per cui se offendo una persona, vedo che ci rimane male, sono empatico, questo mi porta a chiedere scusa, mi porta a rivedere la mia posizione, mi porta in qualche modo verso l'altro. Ma quando la persona è poco empatica, il fatto di essere anche crudele nei confronti dell'altro non lo tocca minimamente, proprio perché ha un'empatia bassa.
Questo è, ad esempio, stato certificato in molti orrori di guerra, ad esempio nel nazismo, dove queste persone riuscivano a infliggere delle torture allucinanti, per cui un'aggressività proprio sadica nei confronti dei prigionieri, di persone innocenti, rimanendo del tutto impassibili, cioè rimanendo del tutto proprio indifferenti alla sofferenza fisica della persona che avevano davanti e psicologica. Questo allora ci fa capire che lo stile aggressivo in realtà non è che poi vada così tanto bene, perché se è vero che con lo stile aggressivo ho il vantaggio di ottenere ciò che voglio nel breve periodo, è anche vero, perché riesco a impormi, è anche vero che nel lungo periodo si creano delle inimicizie, si crea il boicottaggio da parte dell'altro che farà di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote. Ed è anche vero che i rapporti sono basati sull'odio, cioè le persone incominceranno ad odiarmi, e sul terrore, ma sicuramente non sulla fiducia, non sul rispetto e non sulla stima. Aggiungiamo anche che quando a livello educativo un genitore o un insegnante perdono l'autocontrollo, stanno dando un modello educativo perdente. Stanno in qualche modo proprio insegnando che cos'è la mancanza di rispetto e fanno capire alla classe, oltretutto, che non hanno nessuna padronanza. Per cui è un metodo che non funziona da nessun punto di vista. Per cui che cosa vuol dire questo? Vuol dire riuscire a capire che tutta questa aggressività, tutta questa rabbia che è dentro una persona, fondamentalmente è una dichiarazione di un'impotenza psicologica ben sviluppata, perché le persone veramente forti dentro non hanno bisogno di usare l'aggressività, non hanno bisogno di andare contro gli altri, non hanno bisogno di sopraffare gli altri o non hanno bisogno di imporre le proprie idee sugli altri. E c'è un bellissimo detto del Buddha che dice: tu non verrai punito per la tua rabbia, tu verrai punito dalla tua rabbia, perché sarà proprio la rabbia che è dentro di noi a punirci. Non tanto per la rabbia che manifestiamo, no? Ma per quello che dentro di noi poi la rabbia produrrà, perché poi a lungo andare tutto questo diventa un vero e proprio problema. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire che lo stile aggressivo è sicuramente come risultati immediati più efficace di uno stile passivo, sicuramente sì, questo lo possiamo dire, ma è, ripeto, una modalità che non crea relazioni di fiducia. E noi sappiamo benissimo come la fiducia sia importante, sia uno degli elementi più importanti nella vita di un essere umano. Ed è come attraverso la fiducia che noi possiamo generare delle buone relazioni. Ad esempio, se siamo genitori di adolescenti, è fondamentale instaurare una relazione di fiducia con gli adolescenti, perché se non c'è questa relazione, gli adolescenti si chiuderanno in se stessi e per cui non sapremo più nulla di loro, o diventeranno aggressivi nei nostri confronti, o ci racconteranno un sacco di bugie. Gli adolescenti sono tra i più bravi a raccontare bugie, perché viene a mancare l'elemento chiave, che è quello della fiducia. Allora, la fiducia, che è un elemento meraviglioso della vita, è forse una delle parole più importanti per le relazioni umane, no? Avere fiducia, sentire la fiducia, dare fiducia, trasmettere fiducia, è veramente un elemento vitale di una buona e sana relazione umana. Cosa possiamo allora dire? Possiamo dire che lo stile assertivo, ok, parte proprio da questa prospettiva di una maturazione psicologica. Per cui, vedete, l'assertività perché non è una tecnica?
Perché se io ti insegno la modalità assertiva, tecnicamente ti spiego come funziona. Ma interiormente non c'è stato un processo di maturazione psicologica, questa tecnica è destinata a fallire per un semplice motivo, che non sarà autentica. E che l'altro percepirà che il mio modo di relazionarmi con lui non è autentico. E dunque lui sentirà, loro sentiranno che sto facendo qualcosa che in realtà non mi appartiene, che non mi viene da dentro. Non è una cosa spontanea, non è una cosa naturale, è una cosa forzata, è una cosa costruita, è una cosa che mi impongo ma che non è reale. Per cui che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la comunicazione assertiva, ecco perché è bella la comunicazione assertiva, è più che una tecnica, un viaggio. È un viaggio che facciamo dentro di noi. È un viaggio che facciamo alla scoperta di come siamo cresciuti, di come siamo stati stimolati, di quali modelli noi abbiamo imparato. Ora, se io parlo di me in prima persona, perché di voi non posso parlare, se io guardo i miei principali modelli da bambino, erano due. Era un modello che era il cosiddetto modello, tra virgolette, passivo, e poi invece avevo un altro modello che invece era il modello attivo e aggressivo. Il modello passivo che era quello di mia mamma, il modello aggressivo che era quello di mio padre. Per cui io praticamente sono cresciuto tra due modelli, e tutti e questi due modelli non mi avevano dato la possibilità di comprendere in che modo avrei mi sarebbe stata data la possibilità di comunicare in modo appunto affermativo quello che erano i miei bisogni, le mie aspirazioni, i miei desideri, insomma un po' tutto quello che fa parte della mia vita. Questo perché? Questo perché appunto quando noi non siamo cresciuti in un ambiente che ci dà la possibilità di sviluppare pienamente la nostra personalità, diveniamo bloccati. D'altronde, lo stile assertivo ha delle linee su cui si sviluppa. Il primo è che il primo si chiama autostima, per cui la persona assertiva parte dal presupposto che è degna di stima, che è degna di ricevere stima, e proprio per questo impara una cosa molto importante, il senso del rispetto. Perché se una persona non impara a farsi rispettare e a darsi rispetto, automaticamente o diventerà passiva, perché gli altri lo potranno trattare come un tappeto su cui pulirsi le scarpe, o diventerà aggressiva, perché non dando un vero valore alla propria persona, quando riceverà una critica, quando riceverà un'osservazione, per lei questa critica sarà la fine del mondo, perché una persona che ha stima di sé, le critiche sono un punto di partenza, ma per una persona che non ha una stima di sé, le critiche sono un'offesa, sono una ferita, sono una cosa intollerabile. Il problema dei bambini, tipici, questo è proprio classico dei bambini, ma anche degli adolescenti, che quando si prendono in giro tra di loro soffrono tantissimo perché appunto non hanno ancora stima, perché quando uno dice qualsiasi cosa, il bambino soffre terribilmente. Lo stile assertivo oltretutto parte da un grande principio, questo guardate, io credo di avervelo detto tante volte per chi mi segue, ma è una delle conquiste più difficili proprio in assoluto questa. Io sono ormai consapevole che questo che vi sto per dire è una delle conquiste più impegnative per ognuno di noi, cioè il principio dell'alterità, ovvero sia riconoscere che una persona è diversa da me e che dunque una persona si comporterà in un modo che sarà il suo modello di pensiero, per cui attraverso quel modello di pensiero quella persona adotterà un determinato tipo di comportamento, dirà determinate cose. Il fatto che l'altro è diverso da me e conseguentemente il fatto che io non troverò mai una persona che la penserà o vivrà o sentirà tutto quello che penso, che sento, che vivo esattamente come lo penso, lo sento, lo vivo io,
Questo ovviamente crea un senso di, come dire, di sgomento, perché è difficile confrontarsi con persone che oltretutto sono molto distanti, perché finché sono in un raggio di vicinanza si parla ancora di una persona simile a me, no? Ma quando questo diventa tanto, tanto, questo raggio tanto, si fa veramente fatica. Questo lo vediamo moltissimo, ad esempio, nelle coppie. Nelle coppie si vede tantissimo questa dinamica qua della diversità, tantissima. Allora, cosa vuol dire? Che quando io riconosco che la persona è differente da me e che dunque penserà, sentirà in un modo diverso da me, allora ecco che non diventerò né un prevaricatore, cioè che l'altro la deve pensare come me, e né diventerò uno che subisce, no, la diversità altrui come un ostacolo, un'interferenza o un problema. Per cui la capacità di esprimere se stessi è direttamente proporzionale alla capacità di permettere all'altro di esprimere se stesso. Insomma, l'assertività è basata sul dovere diritto. Come io ho il diritto di essere ascoltato, così io ho il dovere di ascoltare. Come io ho il diritto di essere rispettato, così io ho il dovere di rispettare. E questa è la base dell'assertività. Ed è da qui che nasce un rapporto solido e proficuo. È esattamente da qui che io divento una persona più serena. Proprio perché mi stimo, proprio perché mi voglio bene, proprio perché non penso che gli altri siano tutti miei nemici, proprio perché non ho una visione del mondo ostile. E dunque il fatto di essere assertivi, come vedete, ci impegna in prima persona in un percorso di crescita. Lo vedete che essere assertivi è proprio un percorso di crescita, cioè non è una cosa che viene così. E allora da questo punto di vista dobbiamo incominciare a comprendere che la comunicazione assertiva ci permette di avere nei confronti degli esseri umani un atteggiamento tendenzialmente costruttivo, un atteggiamento cioè che costruisce una relazione basata sul rispetto, sulla reciprocità, sulla stima, sulla fiducia. E per cui è bello parlare di assertività se pensiamo che l'assertività ha questa meravigliosa funzione di darci la possibilità di crescere come persone e di crescere tra persone. Bellissimo. Per cui cresciamo sia individualmente, ma cresciamo socialmente. E per cui creando delle reti, creando qualche cosa che ci dà la possibilità per davvero di migliorare la nostra vita. Questo è uno dei punti cruciali. E più noi, tra virgolette, diventiamo assertivi, più sperimenteremo un senso di sicurezza interiore, sperimenteremo un senso di libertà espressiva e ci abitueremo ad essere diretti, ad essere onesti con gli altri, oltre che con noi stessi, e ci abitueremo a vedere che le persone riconosceranno in noi una coerenza e riconosceranno in noi una rettitudine morale, nonché un'onestà che conquisterà. E quando poi verificheremo che il nostro modo assertivo potrebbe produrre delle reazioni da parte degli altri negative, questo è anche un po' un antivirus, perché è come se noi in questa modalità andassimo a comprendere esattamente il livello di maturità psicologica dell'altro. Perché nel momento in cui noi portiamo la relazione nel giusto binario e una persona reagisce deragliando,
questo ci fa capire che in questa persona, e non stiamo giudicando, perché il nostro compito non è quello di giudicare. Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Per cui noi non siamo qui per giudicare, ma comprenderemo quanto sia importante capire, conoscere la struttura psicologica dell'altra persona, in modo che poi noi possiamo anche regolare il nostro modo di relazionarci con questa persona. Questo è molto interessante come concetto. Cioè, sto cercando di dirvi che la comunicazione assertiva diventa anche, una volta che l'abbiamo fatta nostra, un modello e uno stile di vita che ci permette di misurare in maniera più oggettiva, in maniera più equilibrata, in maniera più saggia la qualità di una relazione interpersonale, e per cui di misurare meglio, perché nel momento in cui io do stima, nel momento in cui io do rispetto, nel momento in cui io sono chiaro, nel momento in cui non sono ambiguo, nel momento in cui sono trasparente, nel momento in cui sono diretto, nel momento in cui io ho un ascolto attivo, nel momento in cui io non emetto giudizi sull'altro, nel momento in cui io esprimo i miei sentimenti, accetto i sentimenti dell'altro, nel momento in cui io informo gli altri di quali sono gli effetti del suo comportamento, cioè gli dico: guarda, il fatto che tu ti comporti così mi fa sentire in questo modo, per cui responsabilizzo l'altro senza colpevolizzarlo, perché questo è importante, è far responsabilizzare, ma non colpevolizzare l'altro. Beh, qui abbiamo un modo per misurare in modo proprio preciso che cosa sta vivendo l'altra persona a livello, ovviamente, della sua storia, della sua maturazione psicologica. E questo ci dà la possibilità di essere molto più flessibili. D'altronde, lo stile assertivo, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, è bellissimo questo tema veramente, ci dà anche la possibilità di essere molto più elastici. Perché vedete, in realtà, adesso parlo da coach, con i miei adolescenti che amo da morire, e quando sono con loro, io mi rendo conto che ormai ho acquisito uno stile tendenzialmente assertivo, non sempre, ma tendenzialmente assertivo. Però mi rendo anche conto che ci sono dei momenti in cui è necessario che io diventi più aggressivo. Cioè ci sono dei momenti in cui devo alzare la voce, o ci sono dei momenti in cui devo far sentire, come dire, la mia forza, devo far sentire la mia autorità. Come mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui devo diventare un po' più passivo, cioè devo diventare un po' più morbido, cioè devo diventare un po' più elastico, perché mi trovo in una situazione o con delle persone o con una persona che ha bisogno di questo. Per cui cosa volevo dire? Volevo dire che lo stile assertivo ha il vantaggio di donarci, a livello di comunicazione, una maggiore elasticità, cioè una maggiore possibilità adattiva. E più noi abbiamo uno stile adattivo, più noi riusciamo a entrare nell'altro e a interagire positivamente con l'altro. Più invece, diciamo così, meno vocaboli conosco, meno posso esprimermi. Più vocaboli conosco, più posso esprimermi. L'assertività è un po' questo. L'assertività è avere tanti vocaboli, e per cui avere la possibilità di usare i vocaboli giusti per quella situazione senza avere il problema di dire: ma oddio, adesso che cosa dico? Oddio, adesso cosa faccio? Oddio, adesso è la cosa giusta? È la cosa sbagliata? Senza avere l'ansia di non sapere che cosa dire, o la paura di non essere in grado di dire quello che c'è da dire. Capite cosa sto cercando di dirvi? Per cui la comunicazione assertiva, essendo un vocabolario molto ricco, mi dà la possibilità di muovermi molto meglio all'interno della comunicazione umana, perché la mia capacità è davvero molto più estesa di chi invece usa o solo lo stile aggressivo o solo lo stile passivo, o passa dallo stile aggressivo allo stile passivo, perché c'è anche questo, che io potrei essere passivo nel lavoro e aggressivo in famiglia, potrei essere aggressivo con il mio collega, potrei essere passivo con il mio partner o con i miei figli. Per cui, insomma, ogni dinamica relazionale ha la sua storia, per cui non possiamo nemmeno, come dire, generalizzare più di tanto.
Insomma, è un argomento davvero interessante quello dell'assertività, davvero, tantissimo. Carpe diem, è il momento di cogliere le nostre vere potenzialità. Il Centro Studi Evolution di Verona organizza corsi di formazione e seminari per imparare a studiare, ad educare, sviluppare nuove abilità e il valore dell'autostima. Al Centro Studi Evolution, meravigliose opportunità di crescita per conoscersi meglio, per orientarsi nelle scelte scolastiche e professionali e per vivere con serenità le relazioni familiari e sociali. Contattaci allo 045 810 0020 o www.cs-evolution.com. Centro Studi Evolution. Scopri le tue potenzialità. E siamo così arrivate, cari amiche e cari amici, alla fine della 287esima puntata. Dico 287esima puntata di Volersi Bene. Abbiamo parlato di assertività e, mettendo insieme le tre trasmissioni sull'assertività, voi avrete un po' un panorama molto, come dire, esteso e completo di che cosa vuol dire parlare di questa importantissima parola. Mi auguro che vi sia stato utile e vi faccio notare come, quando parliamo di assertività, parliamo della nostra maturazione. Incredibile come parlare di assertività in realtà vuol dire parlare di noi, vuol dire parlare della nostra storia, vuol dire parlare di quello che ci è stato trasmesso, dei modelli comunicativi che abbiamo appreso. Questo è davvero interessante, perché è questo il bello dell'assertività, che ci mette nelle condizioni di riflettere, di prendere consapevolezza e anche di conoscere meglio gli altri, perché oltretutto in questo modo potete anche comprendere meglio la psicologia delle persone con cui entrate in contatto. È stato davvero bello essere con voi anche in questa serata di febbraio del 2019 e, naturalmente, Dio piacendo, noi ci sentiremo domenica 10 febbraio per la 288esima puntata di Volersi Bene. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione lunedì alle ore 9 e le ore 22 e poi naturalmente la potrete anche scaricare o ascoltare dal sito della Radio Evolution. Ringrazio Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. Ricordo che avete diretta @radioevolution-online.com per scrivere, o il 347 78 14 134 per mandare un vostro messaggio tramite l'SMS, tramite WhatsApp o anche un messaggio audio, se preferite, per commentare o chiedere delle nuove trasmissioni, di nuovi titoli, per fare delle proposte o anche per dare una vostra testimonianza. C'è il blog www.pietrolombardo.it e la pagina di Facebook Amici del Coach Pietro di Radio Evolution. Detto ciò, non mi resta che ringraziarvi, una buona notte se siete di notte che state ascoltando, una buona giornata e naturalmente il viaggio continua. Grazie di cuore a tutti voi. Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.